patience, happiness, compromise, sadness, humor, intimacy, selflessness, togetherness, sense, commitment. Everybody, from Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro pifferaio magico preferito. Today we're going to talk about Beyoncé e Giselle Knowles. Oggi parliamo di Beyoncé. Beyoncé, nata il 4 settembre 1981 a Houston, è una cantautrice, ballerina, attrice e imprenditrice americana. Beyoncé was born 4 September 1981 in Houston. She's an American singer, songwriter, actress, and record producer. Born and raised in Houston, Texas, Beyoncé performed in various singing and dancing competitions as a child. Started as a Destiny Child lead singer, one of the best-selling girl groups of all the time. Comincia la sua carriera come membro fondatore delle Destiny Child, famoso pluripremiato trio di R&B, e nel 2003 ottiene grande successo da solista pubblicando durante una pausa del gruppo il suo primo album Dangerous in Love. Dopo il 2006 pubblica il suo secondo album B-Day, che ha debuttato alla posizione numero 1 della Billboard 200. Nel 2008 esce il suo terzo album, I Am Sasha Fierce, e nel 2011, dopo alcuni mesi di pausa per via della sua prima gravidanza, anche il suo quarto album, intitolato Four. Nel 2013 esce a sorpresa il quinto album omonimo, che raggiunge la prima posizione nel Billboard 200. In tutto il mondo Beyoncé ha venduto circa 60 milioni tra album e singoli. Secondo la rivista americana Forbes, con un ricavo stimato di 107,5 milioni di dollari, Beyoncé e il marito Jay-Z sono risultati essere la coppia più pagata del 2017. Crazy in Love, just incredible track. Full of energy, pieno di energia questo Crazy in Love.
Crazy in Love with rapper Jay-Z. She also made a part in Austin Powers Gold Member 2002. Ha avuto anche una particina come attrice, insomma. Nel film sicuro Austin Powers Gold Member del 2002. Oltre alla sua carriera musicale, Beyoncé è attrice e stilista. La sua recitazione, oltre nel citato Austin Powers e nel famoso Dreamgirls, le ha regalato 2 nomination al Golden Globe. Anche una sua linea di profumi, che ha creato nel 2016, dedicata alla figlia. Come artista ospite, Beyoncé ha raggiunto classifiche altissime anche nel duetto Perfect assieme a Ed Sheeran. Il remix del brano Perfect, ve lo ricordate? Sì. Beyoncé is one of the world's best-selling recording artists, having sold 180 million records worldwide. 118 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. We dedicate this song to the girls from Belvedere, they love this one. È dedicato alle ragazze del Belvedere che adorano questo brano. Dell'anello al dito. Beyoncé was also included in Encyclopedia Britannica's as a 100 women list in 2019 for her contributions to the entertainment industry. Beyoncé è stata inclusa nelle prime 100 donne che hanno dato un grande contributo all'industria dell'entertainment. Nel 2019 è stata premiata fra le prime 100 donne che più hanno contribuito a ciò. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata a Beyoncé. I hope you enjoyed this program about Beyoncé and see you next time. Ciao! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes. Marco Domeniconi leads you every day in a trip towards new music landscapes.